Benvenuti a questo nuovo webinar di Hasselblad. Sono Massimo Zancanaro e oggi ho il piacere di avere con me Marco Cappati, che invito a comparire. Ciao Marco. Ciao. Buonasera a tutti i partecipanti, grazie dell'invito. Grazie a te Marco. E questa sera avrò il piacere di condividere con Marco due segmenti di circa 30 minuti ciascuno per parlare con due autori molto bravi, Isabella Tabacchi e Luciano Consolini. Ciao a tutti. Ciao Isabella. Ciao. Ciao a tutti, eccomi qui. Ciao Luciano. Ecco, ciao. Vi chiedo, tutto bene? Siamo pronti? Sì, siamo pronti. Benissimo. Vi chiedo di darmi 2 minuti, 3 minuti per una piccola introduzione al seminario, dopodiché parliamo discutendo delle vostre immagini e di che cosa fate. A dopo. A dopo. A dopo. Ecco, allora con Isabella e con Luciano tratteremo due argomenti. Isabella ci porterà in viaggio nella penisola della Kamchatka, mentre Luciano ci parlerà di come lui interpreta la fotografia in outdoor di auto, moto, aerei, in tutte le condizioni di luce, di giorno e anche notturne. Dunque, prima di cominciare, alcune informazioni. La registrazione di questo webinar sarà disponibile dopo l'evento. E tutti i nostri webinar di prodotto, interviste ai protagonisti della fotografia, eccetera, sono a vostra disposizione sul canale Hasselblad di YouTube. Dunque, l'agenda è molto snella. Finita questa prima piccola introduzione, partirò io con Isabella e parleremo della Kamchatka, dopodiché Marco avrà, diciamo, il piacere di parlare con Luciano e parleremo di motori. Ci sarà spazio per le vostre domande. La durata prevista è circa 60 minuti e prima comunque di cominciare avrei bisogno di sottoporvi un piccolo sondaggio. Prenderò qualche secondo del vostro tempo. Eccolo qui. Quindi vi viene chiesto di dirci come siete arrivati di iscriversi a questo webinar. Quindi da chi avete ricevuto l'invito? Qualche secondo ancora. Ecco, la preponderanza è Hasselblad. Direi un buon 70% e a seguire FOA e amici o conoscenti il restante 30%. Ok, allora torniamo noi. Ecco qui. Allora, come si può vedere dal titolo di questa slide, oggi la protagonista, i protagonisti sono i fotografi, ma lo strumento con i quali i fotografi hanno potuto esprimere la loro arte fotografica è la X1D, che è una macchina ideale sia per lavoro ma anche per passione. E quindi è una macchina che si presta benissimo ad essere portata in viaggio per tutti i lavori fuori dallo studio, per avventura, paesaggio, reportage, eccetera. Compatta, appunto, sono 700 grammi di corpo macchina, sensore da 50 megapixel e un parco ottiche disegnate ad hoc per sfruttare il 100% del sensore. Caratteristica unica è il sistema proprietario di Hasselblad che si chiama Hasselblad Natural Color Solution, HNSC, che ha un profilo colore universale che combina lo spettro colore del sensore 16 bit con la sua gamma dinamica per riprodurre incredibili e realistiche immagini, colori naturali della pelle e del viso, specifici colori di prodotto e anche difficili sfumature e gradazioni. Tutto questo senza il bisogno di profili colori multipli, basta soltanto questo profilo colore, l'HNSC di Hasselblad. Il risultato è l'inconfondibile file della X1D, ma anche della 907, di cui parleremo magari in un prossimo webinar, morbido,
che ricorda le immagini analogiche scattate a pellicola. Molti fotografi ci raccontano che dopo aver cominciato a scattare con la X1D o con la 907 si innamorano a tal punto delle immagini che non riescono più ad accettare un file diverso da altre macchine. Questo è il più bel complimento che noi riceviamo. Una delle ultime funzionalità introdotte è il focus bracketing, molto utile nei paesaggi e anche nella fotografia di prodotto. La X1D inoltre è resistente all'acqua e alla polvere, non teme quindi le condizioni d'uso più estreme all'aperto, dalla pioggia all'umidità. E per finire, la sua impugnatura ergonomica ed il menu intuitivo con icone touch consentono la migliore esperienza d'uso fra tutte le fotocamere della sua categoria. La gamma delle lenti XCD è completa, 12 lenti che coprono tutte le situazioni di scatto, dal grandangolo al tele e anche uno zoom. Inoltre, con degli appositi adattatori, si possono usare tutte le lenti del sistema H e le lenti analogiche V, quindi un parco praticamente sterminato di lenti, tutte Hasselblad, oltre eventualmente ad adattatori per lenti terze. Come ben sapete, le lenti Hasselblad sono famose per essere progettate e costruite con l'otturatore centrale, dei veri gioielli di precisione elettromeccanica. Uno dei vantaggi è la sincronizzazione con il flash fino a un 2/1000 di secondo. Oggi vi parlo di tre lenti prese a campione per rappresentare tutta la gamma. La prima è la XCD 21 mm, la nostra lente da paesaggio per antonomasia, che va benissimo anche per la fotografia di architettura e per gli spazi interni. La lunghezza focale corrisponde a 17 mm del formato pieno. Ecco, sul sito hasselblad.com entrate nella parte dedicata ai prodotti e per ogni lente c'è una scheda con proprio tutte le caratteristiche tecniche e una galleria immagini di cui qui vedete alcuni esempi. Ecco, la XCD 65 mm rientra fra le cosiddette normali, quindi corrisponde a 50 mm del formato pieno o full frame, con una distanza minima di messa a fuoco di 50 centimetri e un'apertura 2.8, veloce nella messa a fuoco e perfetta come lente universale, pronta per ogni situazione, dalla street al viaggio e via dicendo. Molti fotografi paesaggisti amano scattare usando il teleobiettivo per mettere in risalto alcune parti della composizione che andrebbero persi con un grandangolo o per dare un senso delle proporzioni più naturale alle immagini che stanno scattando. La XCD 135 mm è il nostro teleobiettivo con eventuale aggiunta di teleconverter che ha un fattore moltiplicativo di 1,7. Oltre che per il paesaggio, questa lente, che corrisponde a un 105 mm del formato pieno, si presta molto bene alla fotografia di ritratto. E per finire, questa veloce panoramica, il sistema X composto dalla X1D, dalla 907, della lenti XCD, si completa con il software proprietario di acquisizione ed elaborazione sviluppato da Hasselblad, che si chiama Focus, scaricabile gratuitamente dal sito hasselblad.com. Focus è disponibile sia nella versione Focus Desktop che nella versione Focus Mobile 2 per iPad e iPhone. Per ogni informazione tecnica o di prodotto vi invitiamo a contattare FOWA o a contattare i nostri punti vendita autorizzati per provare il sistema X. Bene, siamo quasi pronti per partire con le nostre chiacchierate con i nostri due autori. Vi rubo ancora un istante, facciamo il secondo sondaggio. Ne avremo tre, quindi questo è il secondo. Eccolo qui. Vi chiediamo se questo è il vostro primo webinar o se ne avete partecipato ad altri. Ecco, 65, 35, 65 sono le persone che hanno già partecipato ad un nostro webinar, 35 sono nuovi, quindi mi fa... No, siamo verso 50-50, quindi le ultime risposte mi danno questo risultato, quindi mi fa molto piacere di avere una cinquantina di persone che sono nuove al nostro webinar. Isabella, tocca a noi.
Ti chiedo quindi di comparire in webcam. Eccoci. Benissimo. Allora, dunque, finalmente una fotografa al femminile, quindi una giovane donna che fa la fotografa, e mi fa molto piacere averti qui con noi questa sera. Tu collabori con Hasselblad ormai già da un po' di tempo e come prima cosa ti chiederei di presentarci, di dirci qualche cosa di te. Ciao a tutti, sono Isabella Tabacchi, ho 28 anni, sono una fotografa di paesaggio. Ho sempre avuto una passione enorme per la natura fin da bambina, però ho iniziato a fotografare a livello professionale, ho aperto la mia partita IVA nel 2017 e prima, anche prima appunto, ho praticato moltissimo la fotografia di paesaggio. La fotografia di paesaggio mi rende capace veramente di esprimere la mia sensibilità e la mia creatività in ogni paesaggio in cui sono. E quindi eccomi qua. Ecco, Isabella, volevo chiederti una cosa. Tu, diciamo, quando hai fatto il tuo percorso scolastico, eccetera, non pensavi di diventare fotografa, no? Poi che cosa è successo che hai deciso? Allora, sì, ho fatto degli studi completamente diversi. Ho studiato farmacia. Poi diciamo che durante quando studiavo all'università ho deciso di fare dei corsi base di fotografia perché tanto tempo fa, si parla di quando avevo 21 anni, perché ho sempre voluto approfondire il campo. Prima scattavo e anche molto spesso mi piaceva moltissimo scattare foto nella natura, però non avevo mai imparato benissimo le tecniche base e quindi ho frequentato corsi di fotografia e poi successivamente mi sono esercitata molto e mi sono proprio innamorata di questo, proprio della fotografia in generale, e successivamente, essendo avendo io sempre provato una certa sensibilità quando mi trovavo nella natura, avendo sempre amato i paesaggi, ho deciso di fotografare i paesaggi. Quindi acquistai la mia attrezzatura professionale a paesaggio e iniziai a scattare. Ecco, io devo dire, perché da un po' ci conosciamo, che dietro questo viso dolce c'è una ragazza molto brava, molto preparata tecnicamente e anche molto tosta, molto tenace. Infatti, una ha deciso di andare a farsi un viaggetto in Kamchatka. Allora, dov'è la Kamchatka? La Kamchatka, ve la sto facendo vedere con questo mouse, è questa penisola qui. Quindi, se vedete, ecco, questa è Mosca. Dall'Italia un volo su Mosca sono circa 3 ore, 4 ore, dipende da dove si parte. Però ecco, una volta che arriviamo a Mosca, poi bisogna attraversare tutta la Russia dall'altra parte, siamo più vicini all'Alaska che qui sopra, per arrivare in Kamchatka. E quindi, Isabella, immagino, mi vedo già la scena, tu che hai la valigia pronta e il tuo zaino con tutte le tue cose sull'uscio di casa, che saluti i tuoi genitori e dici: sai, vado in Kamchatka. Ah sì, dov'è la Kamchatka? In Siberia, sai, è la penisola dove ci sono gli orsi, è pieno di orsi, però mamma e papà non preoccupatevi perché vado da sola e dormo in tenda. È andata così, vero? Sì, praticamente sì, anche se avevo le mie due guide che mi guidavano ovunque. Ovviamente, perché altrimenti non sarei uscita, forse non sarei tornata, forse. Ok, ecco, questa è la Kamchatka, no? Quindi a sinistra è una mappa che fa vedere che è una zona comunque montagnosa, mentre le due foto a destra dal satellite, quella più a destra è la Kamchatka di inverno, quindi come ben sappiamo la Siberia è una zona coperta dalle nevi, mentre al centro la Kamchatka durante l'estate, che non è che ti lasci tranquillissimo a vedere questa foto, vero?
No, insomma, bisogna attrezzarsi. Ecco, come sei arrivata? Cioè, hai preso un volo direttamente Allora, sì, io sono partita da Milano Malpensa, ho preso un volo per Mosca, poi da Mosca ho preso il volo per Petropavlovsk e il ricordo più indelebile che ho è che il sole non tramontava mai. Praticamente il sole rimaneva fisso all'orizzonte ed è stato un volo di circa, non mi ricordo, di circa 9 ore, più o meno 8 ore e mezzo. E sono arrivata a Petropavlovsk, dove appunto dove sono atterrata. C'era il mi ricordo che col fatto che stavano costruendo il nuovo aeroporto, mi ha detto la mia guida, c'era il ritiro bagagli in una specie di tenda, di tendaggio. E allora ho ritirato il mio bagaglio, io avevo un po' paura che non arrivasse, però alla fine sono riuscita a ritirare il mio bagaglio e poi ho incontrato la guida, la ragazza dell'agenzia che mi forniva le due guide locali per iniziare la mia avventura e sono andata a soggiornare in un hotel a Petropavlovsk per una notte prima di iniziare la mia avventura e prima di recarci nella zona del vulcano Mutnovsky, dove saremmo stati per circa 3 giorni. Ecco, ovviamente per fare queste trasferte fotografiche è importante diciamo essere organizzati, quindi tu hai studiato bene sia il periodo che le zone da visitare. Ovviamente bisogna avere anche un minimo di padronanza con l'inglese, no? Per comunicare. Sì, assolutamente. Ecco, benissimo. In che periodo sei andato? Quindi che consiglio potresti dare a qualcuno che fosse interessato a ripetere la tua esperienza? Allora, io sono andata a metà luglio, mi ricordo, sono partita l'8 luglio, per poi arrivare là il 9, sì, perché ho dormito una notte a Mosca, e pare sono rimasta 2 settimane più o meno, però i periodi più belli, i periodi per andarci, il periodo più adatto è da luglio fino a settembre. A settembre c'è il cosiddetto autunno ed è molto bello l'autunno là, perché ci sono dei colori veramente stupendi e inoltre ci sono dei posti che sono un po' più accessibili, mentre ad agosto ci sono molti orsi e chi è interessato a fare delle fotografie agli orsi può andare al lago Kuri in elicottero a vedere gli orsi che pescano i salmoni. Quindi secondo me da luglio a settembre secondo me sono i mesi migliori, ecco. Quindi quelle fotografie famose che si vedono, che c'è l'orso con la bocca aperta e il salmone che gli monta in bocca, praticamente la fanno lì? Sì, al lago Kuril, in genere sì, però c'è una popolazione di circa 20.000 orsi e sono un po' dappertutto, diciamo, soprattutto sono molto concentrati nella Valle dei Geyser, dove sono andata in elicottero, perché potevo scegliere tra la Valle dei Geyser e il lago Kuril, e ho scelto la Valle dei Geyser perché c'erano delle viste dall'elicottero che mi interessavano particolarmente, tra cui il cratere Mali Semiaci che vedremo dopo, E c'era anche l'opzione di andare al lago Kuril, però non ci sono andata, magari prossima volta. Cominciamo a vedere un po' le fotografie che ci proponi. Sì. Ecco, che cosa ci puoi raccontare di questa prima immagine? Allora, questa è una fotografia che ho scattato sul campo di lava davanti al vulcano Tolbačić, che è un vulcano che si trova al centro della penisola della Kamčatka. Nel 2012, tra il 2012 e il 2013, c'è stata un'eruzione che praticamente ha sommerso di lava tutti i dintorni. E adesso la lava si è pietrificata e ha creato queste texture, questi pattern nel suolo, come questo qui. Questa foto l'ho chiamata in inglese Bowel of the Earth, praticamente che significa intestino della terra, perché sembra una specie di intestino. E, però ho trovato numerosi spunti compositivi in quella zona ed è veramente impressionante. Questa foto l'ho scattata al tramonto.
Ecco, perfetto. Prima che mi dimentichi, da questa esperienza, noi qui oggi vediamo 10 foto, però tu ne hai fatte tante di più. Ad esempio ce n'è una, se non ricordo male, che mi ha colpito molto, che ci sono degli alberi pietrificati, no? Che risalgono, sì, un po' a delle eruzioni. No? Esatto, non la vedremo la foresta oggi. Pietrificata, esatto, la foresta morta, the dead forest. Ecco, comunque chi la volesse vedere la trova sui tuoi social, come immagine. Tu da questa esperienza comunque hai tratto un'esposizione e anche dei libri, o vuoi fare un libro? Raccontami un po' meglio. Sì, sto scrivendo un libro e voglio scrivere un libro, l'ho già iniziato, e tra una cosa e l'altra, perché ci sono state tante cose da fare quest'estate, però sto scrivendo questo libro sulla mia esperienza, non solo sulla penisola della Kamchatka e sulla sua natura, però anche sulla mia esperienza, con tantissime fotografie. E quindi, esatto, in questo libro scriverò tante cose anche relative alla natura del paesaggio, perché è un luogo che non molte persone conoscono. Molte persone conoscono l'Islanda, conoscono tantissimi altri luoghi, magari da un certo punto di vista simili, però questo luogo è veramente particolare, perché per centinaia e centinaia di chilometri ci sono distese di natura incontaminata, e sembra proprio di essere agli abissi della terra, come appunto intitolerò il mio libro. Ecco, questa è un'altra immagine molto suggestiva, se ce la vuoi raccontare. Allora, sì, io qui mi trovavo davanti a un canyon, sul precipizio che dava su un canyon, che si chiama Opasni, che significa pericoloso in russo. E questo canyon è nella zona del vulcano Mutnovsky. E lì, esatto, quei giorni lì erano i giorni più piovosi, più piovosi di tutta la mia permanenza. Sono stata particolarmente fortunata, perché i primi due o tre giorni sono stati abbastanza piovosi in quella zona del vulcano Mutnovsky. Poi, quando ci siamo spostati nella zona del vulcano Tolbacik, abbiamo avuto un tempo veramente molto bello e anche molto caldo, mentre lì faceva piuttosto freddo. E questo canyon è veramente particolare, perché c'è un'altra fotografia che ritrae un'altra vista di quel canyon. Ci sono veramente dei colori veramente assurdi: rosso, giallo dello zolfo, verde dell'erba. Veramente un luogo spettacolare. Ho una domanda per te, Isabella, ce la fa Roberto, ci chiede se le tue immagini hai fatto, praticamente hai usato il focus bracketing, oppure se è uno scatto singolo. Allora, questo è uno scatto singolo, fatto col 21 mm. Però sì, è uno scatto singolo, perché comunque non c'è non ho scattato con il primo piano piuttosto ravvicinato, o insomma, diciamo che abbiamo un piano singolo, ecco, che è tutto più o meno alla stessa distanza, quindi okay. Non c'è niente di, non ci sono livelli particolari. Bene, che cosa ci puoi raccontare di questa immagine particolare? Allora, di questa immagine vi posso raccontare che mi trovavo vicino al cratere del vulcano Mutnovsky, che è uno dei vulcani più attivi della penisola della Kamchatka. E questo vulcano si trova nel sud della penisola della Kamchatka, è un pochino più vicino al Pacifico, e veramente avevo scattato delle foto vicino a queste fumarole di zolfo, e ho scattato a mano libera, perché avevo paura che scattando con il treppiede esponevo la macchina fotografica eccessivamente ai vapori di zolfo, che avevo paura che rovinassero il sensore. E
veramente queste fumarole di zolfo emanavano questi fumi, questi gas che avevano un odore molto pungente, però erano veramente impressionanti. E quella cima che si vede in lontananza è parte del cratere del vulcano. Sono salita Anche qui? anche in... Sì, esatto. Sì. Ah, si è salita anche sulla cima del Sul vulcano. cratere, sì. Sì, sul cratere, sì. C'è una corda per salire su in alto, ci si arrampica e si fa una foto, oppure si osserva il cratere del vulcano. Ecco, quando ho visto questa foto, ti ricordi, ti ho messaggiata e ti ho chiesto se i colori erano reali. Sì, e ti ho inviato le foto di Google che ritraggono questo cratere con quest'acqua, che sono veramente quelle, i colori sono veramente quelli. Infatti basta cercare su Google il cratere del vulcano Mali Semiacik per vedere che appunto i colori di quest'acqua sono veramente reali, ma sono veramente così intensi. Poi dipende quando si fotografa questo cratere, perché magari quando si fotografa quando c'è stata molta pioggia, come quando si osservano i torrenti dopo che c'è stata molta pioggia, sono marroni, è ovvio che magari. In questo caso magari l'acqua può cambiare colore, però io l'ho fotografata dopo giorni in cui c'era stato il sole, in cui non c'erano state precipitazioni, e l'acqua è di quel colore perché praticamente vi sono degli acidi solforici, de degli acidi all'interno di quest'acqua che rendono appunto l'acqua di questo colore particolare, veramente molto intenso. È un lago velenoso questo. Ah, È un lago velenosissimo. questa foto, la prima volta che l'ho vista, ho pensato qui c'è la sovrapposizione di due immagini, e invece no, cioè quello che si vede sullo sfondo è proprio la catena montuosa, mentre nel primo piano hai dal punto di vista da dove scattavi la tua foto. Esatto. Questa fotografia è una fotografia molto particolare e sembra un po' controversa perché appunto ci sono queste montagne che sembrano incollate sul cielo, quando in realtà è veramente il clima della Kamchatka che è molto molto particolare. E io ho fatto questa fotografia, ho scattato questa foto da un cono di lava. Che da un cono di lava nella zona del vulcano Tolbacic, e praticamente la nebbia, la foschia, che è dovuta all'escursione termica tra la zona dei vulcani e la zona delle foreste, la zona più verde della penisola, che appunto è più vicina alle montagne, a quelle montagne, ha ricreato una cappa di nebbia che praticamente faceva sì che delle montagne si vedessero solo le nevi, solo i pezzettini di neve di queste montagne. E quindi io ho chiamato questa foto le montagne fantasma, una foto molto, molto particolare, una Molto bella. situazione particolare. Molto bella. Ecco, arriviamo a questa foto e mi dà la scusa per chiederti, rispondere anche, o meglio, per rispondere alla domanda di un nostro amico, per chiederti della post-produzione, cioè se ci puoi raccontare qualche cosa di questa foto e quindi come l'hai scattata e poi la post-produzione. So che tu lavori con le maschere di luminosità, ecco, quindi Esatto. se ci puoi un po' illuminare, concedimi questo gioco di parole. Certo, assolutamente. Allora, io ho scattato questa foto, stavamo andando nella zona del vulcano Tolbacic, questo è il vulcano Vilnius'skij, che è un vulcano dormiente, e anche se diciamo per puro caso ho scattato questa foto in cui c'erano queste nuvolette sopra la cima del vulcano che infatti molti mi hanno chiesto, ma quella è una specie di eruzione? Ho detto no, è semplicemente una nuvola che era lì in quel momento. E allora qui ho utilizzato la tecnica del focus taking e
poi dopo in post-produzione ho fuso i vari scatti, ho unito i vari scatti con le maschere, non di luminosità, semplicemente con le maschere. E soprattutto e poi dopo l'ho lavorata in modo ad accentuare la composizione, di accentuare un pochino i colori, di sistemarli, di togliere un pochino magari di foschia, ma leggera, leggermente, e dare un mood. A me piacciono molto i contrasti, però diciamo che io sì, utilizzo questa tecnica delle maschere di luminosità, che fa sì che io possa effettuare delle regolazioni estremamente precise e ottenere degli effetti piuttosto naturali. Quindi diciamo che io mi limito a giocare un pochino con i contrasti, con un pochino il bilanciamento del bianco, ma senza ottenere risultati reali assolutamente. E gioco un pochino, sì, esatto, con le maschere di luminosità in modo ad accentuare ancora di più la composizione Ok. che ho formato esatto al momento dello scatto. Bene. Un nostro amico ci chiede poi, faceva riferimento all'immagine prima, quella della neve, se era una foto aerea. Nessuna di queste sono foto aeree, dico bene? No, 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 solamente quella della neve, no, quella del vulcano, del cratere Mali Semiaci, che è una foto aerea, l'ho scattata dall'elicottero mentre andavo nella Valle dei Geyser. Ok, perfetto. Ecco, questa foto molto bella, molto particolare. Dove siamo qui? Qui siamo su un cono di lava, sempre su un cono di lava nella zona del vulcano Tolbaci, e questa fotografia rappresenta il flusso di lava che va verso l'orizzonte. Ovviamente sì, il flusso di lava oggi è pietrificato, quando ho scattato questa foto era pietrificato, però è veramente impressionante perché da questo cono vulcanico, da questo cono di lava, si può vedere proprio il flusso della lava che va verso la foresta. E ho chiamato questa fotografia la luce alla fine, praticamente esatto, The Light Until the End. E praticamente mi sono molto impressionata a vedere questa scena perché quando sono appunto arrivata in questa zona, siamo arrivati con la nostra macchina gigantesca, che è una macchina adatta a quei sentieri in mezzo alla foresta, a tratti particolarmente difficili da fare, e vedevo la lava che era arrivata ad un certo punto fino a una parte della foresta dall'alto, che aveva distrutto parte della foresta e parte della foresta era intatta. Quindi è stato veramente impressionante anche vedere dall'alto il flusso di lava che si era fermato in quella zona. Ecco, questa foto mi ha fatto pensare, hai presente la tecnica pittorica del foglio d'oro che si usava, che veniva usata nel Rinascimento, eccetera. Che cos'è questo? E come l'hai scattata? Allora, questo è sempre il Canyon of Pasni, che è sempre nella zona del vulcano Mount Noski. Questo è praticamente un precipizio. Praticamente c'erano queste rocce gialle che appena visto mi hanno veramente impressionato perché erano proprio gialle gialle, appunto come nella foto, e sono così gialle perché sono formate in gran parte da zolfo, oltre che da altre Isabella, componenti. quando tu usi il focus bracketing, no? Quindi il Sì. focus stacking, ecco, scusa, quante immagini sovrapponi? Allora, dipende da che tipo, dipende da quanto, da che tipo di soggetto ho, da quanto sono vicina o dietro al primo piano. Qui non ho utilizzato però il focus bracketing,
Qui non l'ho utilizzato perché non ero tanto vicina, non ero tanto. Lo utilizzo quando con la macchina fotografica sono molto vicina al suolo. Però utilizzo dalle 3 alle 4 alle 5, dipende. Se ho per esempio dei fiori in primo piano che magari sono messi su piani differenti, utilizzo anche parecchie esposizioni. Ecco, c'è da dire poi che tu anche fai dei corsi, fai dei seminari, per cui persone che fossero interessate a conoscere come tu passi da un'immagine, quella che hai scattata, all'immagine finale, ovviamente fa parte un po' anche delle cose che insegni. Sì, esatto. Stavo pensando appunto in questi giorni di capire come organizzare un pochino anche dei seminari online, che sarebbero veramente un'ottima cosa. Ecco, abbiamo le ultime due immagini, dopodiché diamo spazio a Luciano, che sta fremendo sicuramente. Allora, questa immagine si chiama Way to Udina, la via verso Udina. E Udina è uno stratovulcano che si trova sempre nella zona centrale della Kamchatka. Ed è un vulcano alto circa 3.000 metri, quasi 3.000 metri. E questa, praticamente sempre da un cono vulcanico, ho fatto questa fotografia con il XCD 135 2.8 e c'era quella stradina sterrata che apparentemente conduceva verso il vulcano, che veramente mi ha subito dato proprio l'istinto di fare uno scatto, perché era assolutamente incredibile. Poi soprattutto questi colori che vediamo, ecco, questo è il vulcano Zimina, che è composto da due cime. Ed è veramente, praticamente lo scatto esatto l'ho fatto allo stesso modo, con lo stesso obiettivo, però ho dato un taglio quadrato poi in post-produzione perché lo preferivo, ecco, per questo scatto. Perfetto, allora siamo arrivati in fondo a questa panoramica di 10 foto che non esaurisce un viaggio in Kamchatka, molto affascinante, però almeno ci ha dato un'idea, quindi... Io ti ringrazio per questa prima parte, poi alla fine avremo ancora spazio per le domande, però prima di salutarci volevo anche dire ai nostri amici che siamo d'accordo, me l'hai promesso, che faremo anche un webinar di astrofotografia. Sì. Ecco, benissimo, dove ci parlerai di come fai per fotografare la Via Lattea, piuttosto che trucco hai usato per convincere la giraffa, in questo caso star ferma lì vicino alla pozza per 10 secondi. A volte è un po' questione di fortuna che la giraffa sia lì e stia lì ferma, a volte bisogna un po' aspettare magari che stia un po' ferma. Va bene, ne parleremo diffusamente quando faremo il webinar di astrofotografia, quindi io ti ringrazio. E, grazie a te, grazie a voi. E ci vediamo fra qualche minuto. E adesso abbiamo l'ultimo sondaggio che è questo. Quindi vi chiediamo se siete interessati ad un webinar dove dal vivo facciamo vedere sessioni di scatto piuttosto che post produzione. Allora, la prevalenza va verso la post-produzione, quindi parliamo di focus in questo caso. Vi ringrazio e adesso diamo spazio a Luciano e Marco, e quindi a voi il microfono e buon divertimento. Eccoci. Ciao. Ciao Luciano, ciao Massimo, grazie per averci passato la parola e grazie Isabella per le belle immagini che ci hai fatto vedere. Bellissime. Inizio così Luciano, se ti vuoi un po' presentare te, io ti conosco da tempo, finalmente sei approdato nella famiglia Hasselblad da qualche mese a questa parte
Non hai avuto tantissimo modo di provare la macchina, però ci hai già deliziato di scatti incredibili. No, dai, siamo riusciti comunque a darci dentro, anche con poco tempo siamo riusciti a fare qualcosa di bello, a mettere un po' sotto questa macchina, addirittura una ammiraglia più che una mirrorless. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Luciano Consolini, mi occupo di fotografia di lifestyle e automotive. Fondamentalmente scatto foto per fotografie commercial, cerco un po' nel mio stile di prendere quello che è il bello della vita, dei motori e tradurre queste sensazioni in fotografia. A volte ci riesco, diciamo che con questa macchina viene anche meglio. Detto questo, Marco, vai, procedi. Vai, andiamo a vedere un po' delle fotografie che ci hai portato, saranno una decina, magari andremo un po' in ordine sparso, un po' per tenere un filo del Ma discorso, ma non mi soffermerei su tutte le fotografie. Questa è la prima che onestamente quando l'ho vista, più che una fotografia, ho pensato a una scena di un film. Perché tu Vero. non l'hai detto nella tua presentazione, però l'altra tua parte è essere un direttore della fotografia e un regista nella parte di video produzioni. E io in questa fotografia ci vedo tantissimo cinema. Sì, c'è un bel richiamo. Allora, intanto partiamo dal fatto che è stata una serata fortunata quella, perché giustamente, come hai detto, noi ci stavamo arrabattando per spronare un po' questa macchina, e allora ci siamo organizzati con un mio amico che è stato gentilissimo, si è prestato come, diciamo, attore in questa scena. Noi volevamo proprio l'ingresso dell'hotel e devo dirti che è entrato il mio amico lì nell'hotel a dirgli: guarda, io c'ho un posto e lo devo parcheggiare qua davanti. Quello ha detto: a me fa solo che piacere, prego. E quindi siamo stati fortunati a poter realizzare questa serie di immagini che tu hai. Sì. Per parlare giustamente di questa sequenza, finché sono immagini fisse, la macchina non ha grossi problemi, neanche il fotografo ne ha tanti. Devo dire una cosa: c'è una peculiarità di questa macchina che io amo tantissimo ed è una cosa dalla quale non riesco più a tornare indietro, che è il fatto di scattare in medio formato con una mirrorless, ok? Quindi per chi fa il mio lavoro sa e conosce la complessità di scattare con una medio formato e tante volte non si andrebbe ad avventurare, diciamo, in scenari ostici come quelli che possono essere quello automotive, azioni, movimento, sport, perché le macchine medio formato non sono state strettamente pensate per quello. Ecco, invece Hasselblad ci ha regalato questa mirrorless, quindi ha ripensato, ridisegnato una macchina che per ogni fotografo potesse ambire a portarsi veramente uno small pocket qui in mano, cioè nello zaino e andare a fare le foto che facciamo oggi. Anche in questa fotografia appunto esprime proprio quello che hai appena detto, diciamo un medio formato visto a fotografare una scena del genere non è proprio il suo habitat ideale, poi nel corso delle altre foto lo vedremo sempre di più quello che dici. Questa tipologia di foto che ci hai fatto vedere, sia questa, forse questa un po' meno, ma quelle prima, sono fatte in uno scatto o sono un insieme di più scatti? Io durante il lockdown ho passato del tempo a guardarmi le tue live e i tuoi tutorial su tutto il discorso luci e scatti e multiesposizioni. Immagino che nella foto di prima questo sia stato fatto così. E invece no. Allora, io ho iniziato un po' di anni fa a fare le foto e all'epoca, oramai si parla veramente di epoca perché la rivoluzione tecnologica va avanti così velocemente che si può quasi parlare di epoche. Nella foto precedente è stata fatta solo con una sola immagine. Questo per quale motivo? Per il fatto della gamma dinamica. Adesso magari potrà sembrare un po' tecnico il discorso che voglio fare,
prima si facevano più foto con più esposizioni, quindi con più stop. Avevamo una foto magari per la carrozzeria, uno per lo sfondo, uno per le alte luci, una per le ombre. Quindi noi si prendeva queste 5 foto e dopo in post-produzione si andava a ricostruire tutto lo scenario. Uno scenario che poi alla fine reso, sembra quasi un rendering, come in questa foto qua, sembra quasi un rendering perché hai una luce abbastanza equalizzata, si usa dire. Invece una cosa che a me piace molto di questa macchina è proprio l'ampia gamma dinamica che mi permette poi in post-produzione di andare a lavorare sia sulle ombre che sulle alte luci, quindi eventualmente posso recuperare le alte luci e schiarire le ombre senza perdere troppa qualità o senza avere rumore. Quindi ecco, questa è una cosa che ho scoperto grazie a questa macchina, il fatto di non aver bisogno di fare ancora il bracketing e perdere tempo a sovrapporre immagini. Questa immagine nello specifico io posso immaginare che abbia una complessità niente male. Come è stato? Queste immagini sono, sì, sono frutto veramente di ingegneria, mettiamola così, ingegneria nel senso che sono stati usati, mi sembra, forse un secondo, due secondi adesso di esposizione, non mi ricordo bene. Per realizzare queste immagini in movimento noi dobbiamo un po' ingegnarci. Di solito o le scatti dal baule della macchina che ti precede, ma capisci bene che stare immobile, fermo, così col fiato sospeso per un secondo diventa difficile, no? Quindi abbiamo creato una specie di palo, un'estensione che noi andiamo ad agganciare alla macchina e poi spingiamo la macchina a mano per riprodurre questo effetto. In realtà è un po' filmografico, scenico. Però l'effetto è quello giustamente di avere un panning perfetto nonostante stiamo usando una lunghissima esposizione. Tutte queste immagini con che ottiche le hai realizzate? Allora, queste le ho fatte con il 45, di cui sono abbastanza innamorato di quest'ottica. È un'ottica un po' strana perché per me sono sempre abituato a scattare o in 35 mm parlando del full frame o addirittura in super grandangolare, quindi a 12-14 mm sempre parlando in full frame. Il 45 invece è un po' un ibrido tra un grandangolo e un medio tele, no? Come puoi vedere però in questa foto riesce comunque a darci abbastanza apertura da replicare proprio un grandangolare. Col medio formato i calcoli sono un po' più difficili per me che vengo dal full frame da rifare, però onestamente io mi trovo abbastanza bene con il 45. Ovvio, ho provato anche il 31 che era veramente bellissimo, veramente una gran bella lente. Questa immagine siamo andati oltre No, torna indietro, eccotela. Ah, grazie. E qui su questa immagine quello che mi colpisce è, conoscendo la macchina, conoscendo dove l'hai scattata, è la fedeltà del colore. Immagino che questo file sia uscito abbastanza così dalla camera. Allora, in quell'immagine lì, sì. Quell'immagine lì adesso, il cielo era veramente di quel colore quella sera, abbiamo avuto un cielo rosso per tutta la sera che ci ha accompagnato e quindi quelle sfumature siamo riusciti a tirarle in posta. Ecco, questo è esattamente la foto di cui ti parlavo prima della gamma dinamica. Adesso cercherò di spiegarmi in breve. Quando noi andiamo a realizzare questa foto, capisci bene che lì non riusciamo ad avere il bracketing. Il bracketing, quindi il fatto di avere tre foto con esposizioni diverse in una sola, perché in quel momento lì io ero riggato alla camera che precedeva questa, quindi la macchina si muove di conseguenza, no? E possiamo fare solo un'immagine. In questa immagine qui, come vedi, c'è un gap molto alto, quindi abbiamo il cielo che è molto luminoso e sotto che è molto scuro. Tra i due bisognerebbe riuscire a trovare l'esposizione corretta per tirare fuori sia il cielo che la parte delle ombre. Ecco, questa è una cosa in cui la X1D è davvero fenomenale, sono sulle alte luci. Io se vi facessi vedere l'originale di quella foto, non c'è il cielo, non c'è per niente il cielo. E quindi noi in post-produzione siamo riusciti a recuperare tutto quel cielo che c'è lì, quindi non è stato messo in post o fatto dopo,
semplicemente tirando giù le alte luci. Bellissimo. Invece in questa immagine e poi proseguendo per altre, fa parte tutto di una collezione di uno shooting che avevi fatto, dove forse è stato il primo che hai fatto con la X1D, dove mi hai detto: Marco, porterò la X1D in un ambiente che non è il suo, in mezzo ai motori, fango e la polvere. E qui veramente c'è una serie di immagini bellissime, messe solo alcuni di quelle. Quali sono stati i limiti, se vogliamo dire, a questa macchina e i vantaggi, nonostante sia il suo vero ambiente? Allora, ti ho sentito un po' a scatti, ma cerco di dedurre quello che mi hai detto. Mi ricordo, questo è stato il primo shooting che ho fatto con la X1D, quindi la prima volta che ce l'avevo in mano. Faccio il fotografo di professione, quindi noi abbiamo imparato a non accudire troppo le nostre macchine, purtroppo, perché siamo sempre in mezzo alla polvere, al fango, ci piove sopra. E in questo devo dire che la X1D, nonostante sia una medio formato, quindi una macchina che potenzialmente tendi a voler coccolare, proteggere, in realtà si è comportata come una qualunque reflex da battaglia, cioè era veramente pronta sul campo, senza temere nessun tipo di confronto. Ho imparato, grazie a quello shooting lì, a farci un po' pace, perché giustamente venendo dalla reflex, quindi dove hai nel mirino, in realtà vedi sempre la tua scena, la X1D al mirino elettronico, non ero abituatissimo a lavorare col mirino elettronico, cosa che invece adesso ho imparato un pochino di più, ma soprattutto ho imparato ad apprezzare il display, che è molto reattivo e dove veramente riesci già a vedere la foto sulla quale andrai a lavorare. In quell'ambiente lì è stato un po' più complicato per me riuscire a fare i panning, perché come ti dicevo non sono per niente abituato a lavorare con il mirino digitale, però siamo riusciti comunque a tirare fuori delle belle immagini. È stata una sfida un po' accettata, volevo vincerla. Anche con quella successiva, esatto, anche qua. E andando anche avanti, anche qua, vabbè, appunto è quello che tu dicevi. Mi piace riguardare le immagini. Allora, per dirne una, il senso è: col medio formato dovresti, da fotografo, ragionare su una foto che tu vuoi, che hai già in mente, uno scenario già prestabilito dove ti metti lì, fai la foto, è tutto perfetto, è tutto sistemato. Ecco, questo purtroppo non è il tipo di foto, di materiale che io faccio, quindi riuscire a pensare ad una medio formato per me è sempre stato lontano dal mio immaginario, fino a quando ho visto questa macchina in cui ho detto: beh, forse si può iniziare a pensare a portare la qualità del medio formato anche in uno scenario che non è il suo. E quello è stato quel test, quindi quella prova che ho voluto fare. Devo dire la verità, ci è voluto un po' di tempo, adesso è qualche mese che ho fatto pace con questa macchina e, come diceva il mio amico l'altro giorno, mi fa: ti vedo sempre con la X1D, anche se sempre lì un po' indaffarato a cercare un po' il fuoco e tutto, perché non è reattiva come una reflex, ma devo dire che il formato, il file che genera, non ti fa più tornare indietro. Io in questo momento non tornerei mai più indietro sulle reflex di prima, cioè oramai le tengo come backup, ma la foto decisiva che voglio fare la faccio con la X1D. Anche qui, appunto, penso sia veramente il massimo che si possa ottenere in una fotografia. È uno sfocato dietro molto morbido, ma al contempo con un dettaglio, cioè si riesce a leggere cosa c'è dietro, un colore molto fedele all'originale, quindi incarnato. Tanto. La prima cosa che ti colpisce in un Hasselblad quando fai una foto e non sei abituato a usare il medio formato, una Hasselblad, è quando vai a aprire il file. Quando vai a aprire il file capisci subito che c'è uno step in più molto importante. Sono due i fattori essenziali. Uno sono la gamma cromatica, quindi quello che ci va a restituire sulla pelle, e due, non so spiegarlo, è un feeling che bisogna percepire, bisogna vedere la grana che ha, la texture che restituisce all'immagine. Sembra quasi uscita da un film, cioè diventa molto più cinematografico, è molto meno digitale, crispy, quella croccantezza quasi fastidiosa delle camere digitali di oggi. Le sfumature sono molto più neutrali, molto più
sfumate, passatemi il termine, ma è proprio così che si dice in fotografia. Qui, diciamo, si uniscono i tuoi due ambienti, quindi motori, ritratto, hai voluto proprio deliziarci con una composizione, uno scatto che c'è la tua firma. Grazie. Sì, un po' anche per la color e il riempimento dell'immagine. Devo dire che il medio formato, intanto vedi sempre che la foto ha il suo formato, quindi non è il, oddio, il 4 terzi solito, il formato adesso non me lo ricordo, però è già prestampato, il che quando vai a fare una sessione di ritratti sembra sempre quasi lo scatto perfetto, l'inquadratura perfetta, il soggetto al centro, non subisci così tanto la regola dei terzi come con i sensori full frame. Ecco, è un po' più impattante come ritorno. Quanto mi viene da chiederti, quanto ha cambiato la dimensione? Cioè, la X1D è molto più piccola, leggera dei corpi che eri abituato a portarti. Questo quanto è importante per chi fa il tuo lavoro? Ma allora, è importantissimo nella vita e nel rubare fotografie, nel senso che è diventata una compagna. Io dove vado, me la porto sempre dietro e riesco sempre a fare delle foto. Sulle situazioni lavorative dobbiamo sempre avere corpi di backup, eccetera. Quindi quello un po' cambia poco, ma in realtà è il fatto che ti regala nuove opportunità di fotografia. Cioè, io ce l'ho sempre sul sedile della macchina vicino a me o quando vado in viaggio, quindi mi ha aiutato anche a trovare un nuovo stile fotografico, mi ha aiutato anche ad esprimermi in altri modi al di fuori proprio del mio ambiente prettamente lavorativo. Per esempio, io quest'estate me la sono portato in vacanza, ce l'avevo in gommone con me, con gli amici, durante le gite in ogni momento ho fatto foto dal mattino alla sera, e devo dire che queste foto per me rappresentano non solo moltissimo, ma anche a livello qualitativo sono riuscito a tirar fuori delle immagini impressionanti per me, cioè sembravano delle immagini da campagna pubblicitaria. In realtà era la mia fidanzata sul gommone, erano i miei amici che ridevano e scherzavano in spiaggia, ma devo dire che la qualità è davvero tutto. E avere una macchina così potente al tuo fianco è mostruoso, è una binata mostruosa. Cosa ci racconti invece di questa fotografia? Allora, il signor Nando Groppo è un nomaccione, un signorone che progetta questi velivoli, che sono degli ultraleggeri, e ci aveva chiesto di fare un video e delle foto. Mi sono portato lì, ecco, per l'appunto eravamo andati lì per fare un video, quindi la foto non era menzionata nel progetto. Io avevo lì la mia macchina e ho iniziato a girare pian piano lì nell'Aeroclub a fare qualche foto. Devo dire che sempre quella foto lì non sono più foto sovraesposte, è sempre una foto. Se vi facessi vedere l'originale, voi vedreste semplicemente tutto buio con i due punti luce lì che sono un po' tenui. Quella foto è stata recuperata, ma mi sa forse anche di 5 o 6 stop di gamma dinamica, ed è esplosa fuori, perfetta, pulita. Pazzesca, pensavo fossero più scatti. E qui invece sei in volo. Qui siamo in volo, abbiamo affiancato questo G70 con, mi sembra, con un trail o forse con un altro G70, eravamo in volo affiancato lì con la Hasselblad e abbiamo fatto questa serie di immagini che a me piace tantissimo, non solo perché sono un amante del volo, ma come tu puoi vedere, vedi che quel rossiccio lì è stato variato, perché era un verde, era estate, era un verde molto soffocante che a me non piaceva, volevo avere un colore un po' più autunnale che richiamasse anche quello dell'aereo in qualche modo, no? E questo è quello che dicevo della gamma dinamica, delle sfumature. Non è andato a prendere tutto il verde dell'immagine, cioè non è andato a massacrare tutta la gamma dei colori che c'era sull'immagine, ma ha lavorato solo ed esclusivamente sulla porzione dei verdi che volevo cambiare. Questo è la potenza, giustamente, perché uno vuole lavorare con il medio formato per la fedeltà dei colori e poi andare a lavorarci in post-produzione. Questi sono gli assets che fanno dire, ok, perché voglio avere un medio formato e non voglio più tornare su una reflex per questo.
Bene, grazie, grazie Luciano. E con questo abbiamo visto tutte le tue immagini, che sono veramente fantastiche, poi sui tuoi canali, sia social che tuo sito, per tutta la collezione di quello che abbiamo visto, e invito tutti ad andarci a dare un occhio. Va bene, grazie. Allora, siamo arrivati alla fine di questa presentazione, ancora qualche informazione. Vi ricordo appunto che il webinar sarà pubblicato sul canale di Hasselblad su YouTube, insieme a tutti gli altri webinar precedenti, quindi li trovate tutti lì. E per qualsiasi informazione potete comunque visitare il sito hasselblad.com, così come potete contattare il nostro partner storico di sempre, FOWA. Per qualsiasi informazione di cui abbiate necessità, curiosità, abbiamo anche una rete di rivenditori autorizzati, quindi se volete provare le macchine, se avete bisogno di informazioni sul prodotto, noi ci siamo. E quindi a questo punto io invito Marco, Luciano e Isabella di nuovo, eccoci qui per la parte finale, vediamo se c'è qualche domanda da casa che ci possa interessare. Direi che le domande sono arrivate numerose, alcune abbiamo già risposto, mentre ad altre eventuali domande potremo mandare una mail, oppure i contatti di Luciano e di Isabella li avete, e quindi potete anche parlare direttamente con loro se avete delle curiosità di post produzione, di qual è la loro tecnica di scatto. Infatti ci sono appunto arrivate delle richieste per sapere come veniva usata la post produzione piuttosto che il focus bracketing, eccetera, no? Tutte queste cose qui Luciano e Isabella, per la propria esperienza, saranno a vostra disposizione. Quindi io ringrazio Marco, Isabella, Luciano per questa ora passata insieme, è stata molto interessante, e vi do appuntamento a uno dei nostri prossimi webinar. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.